dipendendo dai pensieri che fai. Tu ce la fai. Lascia stare, non c'è posto per me. Tu pensa a te. Ma come fai tu? Ti rovini al videopoker vestito da Joe Cocker. Ma come fai tu? Che ti piace il sesso estremo, un po' Romolo e un po' Remo. È una splendida occasione per un mondo senza amore. È una sterile occasione per non guardare il sole. Pronto, sì, la sento. Ciao, cara, come stai? Ciao, carissimo. Beh, insomma, mica tanto bene. Come mai ti sei rivolta al mago di Marchion? Sono rivolta a te perché ho scoperto che purtroppo mio marito mi tradisce. Oh, che brutta cosa che mi dici. Brutta. Senti, io posso provare a pensare di risolvere il tuo problema. Te la tieni una pentola grossa in casa? Ce l'hai? Io, quella della polenta oppure quella della pasta, limite. Meglio quella del macarone. Senti, vai in cucina subito, precipitati. Vai in cucina e riempi... Ma aspetti un attimo, la vado a prendere? Vai in cucina e riempi la pentola con 2 litri di latte, sì. 1 litro d'acqua e mezzo litro di gasolio. Di gasolio? Sì, di gasolio, che c'è nella macchina benzina. Va bene, lo trovo. Ecco, ti prendi mezzo litro di gasolio, metti tutto a bollire. Metti a bollire. Sì, sì. Devi mettere. Ce l'hai il sale di salina? Di salina sì, ce l'ho. Ce l'hai. Ce l'hai il frammento di specchio che hai rotto quando sei in volata, che hai rotto e hai dato un pugno quando ti ha lasciato tuo marito? Sì, ce l'ho. Bravo, metti pure quello. Ce l'hai delle piume di struzzo del Madagascar? Ce l'ho. Ecco, brava, c'hai quasi tutto. C'hai anche delle piume di gabbiano della scogliera del nord-ovest. Nord-est, ovest. Deve essere proprio quel gabbiano, comunque, no? Sì, comunque. Lo recupero, ce l'ho. Brava, hai quasi tutto. Ce l'hai un tenta di caimano? Di caimano? Sì? No. Proprio quello ti manca. E guarda caso, noi abbiamo un conto corrente alla Cayman, che Libano adesso andrà in sovrapperpresso. E tu verserai 3.500 euro su questo conto corrente e io ti procuro il tento di Cayman. Poi metti a bollire tutto, fai che si rapprende, dopo 10 giorni te lo bevi e vedi che tuo marito torna. Va bene, faccio subito... Tu corri subito a fare un bonifico. Intanto che bolle l'acqua. No, prima ti devi fare tutto l'ingrediente, poi torno. Quando torno, hai capito? Però l'importante è che corri subito a fare il bonifico, subito. Sì, però, mi assicuri però che questa cosa funziona, vero? Ma tu non ti devi preoccupare di andare tranquilla, ti fidi? Ti fidi? Mi fido tanto di te. Devi fidarti del mago di Marchion, ti devi fidare. Mago di Marchion, veramente grazie tanto, ciao, davvero. Cara, non abbiamo, grazie, stanno ciao, buoni. Ciao, cara. Ecco, il mago di Marchion ha risolto un altro problema, che è un problema che non era da poco, eh.
E c'è chi ha ragione e dice tutto avvanverà. Scemo io che certe cose non le dico mai davvero. Ma sai com'è? Le parole non sono souvenir. Ma c'è chi quel che dice poi lo scorda già. Battibaleno, tu resta con me nelle notti senza ipocrisia. Illuso io che certe notti non finiscono mai davvero. Non mi muovo di qui dove i lampioni non hanno via.